Commons, i beni comuni non sono definibili se non attraverso il commoning, cioè il fare comune, attraverso l'azione politica, l'agire collettivo che in qualche modo crea le condizioni in cui i commons possono manifestarsi, quindi non come dato naturale, come dato acquisito, ma sempre come terreno di contesa, di conquista, di rapporti di forza che mutano. Quando ci troviamo a rapportarci a appunto i grandi eventi, la Biennale è uno di questi, ma anche la Mostra del Cinema, abbiamo un privilegio di lettura, perché lì l'elemento della cultura, dell'arte, ci consente di vedere una triangolazione che però è estremamente interessante da un punto di vista degli strumenti e della cattura e dell'esproprio, e quindi anche in qualche modo ci interroga sul nostro stesso campo politico che in qualche modo ci troviamo davanti. Quindi speculazione immobiliare, precarizzazione del lavoro e sospensione della regolarità democratica. Veramente lì è interessante andarci a prendere dei pezzi attivi del ciclo produttivo, perché lì la sfida è di tipo diverso ed è quella che ci troviamo davanti quest'anno. Cioè non soltanto andare a riprendere dei pezzi lasciati, ma andare a sperimentare e a costruire delle vere e proprie infrastrutture del welfare e come dire agire delle pratiche di sottrazione della crisi che sono però anche delle pratiche di costruzione del comune.
spacciata, ma quella dell'intrattenimento, dei parchi giochi! Capisco tutte le, capisco, come dire, le ragioni che vi spingono a fare quello che state facendo, capisco, no? Capisco perché vi opponete a qualsiasi progetto che non sia un progetto che salvaguardi l'identità di quel posto che appartiene alla storia di Cesare Italiano, a tutti noi. L'unico modo per uscire qui è un progetto serio di rilancio, di rivitalizzazione, che faccia salva l'identità di questo posto, che appartiene alla storia del nostro paese, alla collettività, alla nostra, al nostro immaginario, come dire, a tutto quello che amiamo, per cui lavoriamo, perché lavoriamo tutti per il cinema italiano. No? Stanno chiedendo un tavolo tecnico, certo, con regione, comune, fronte, provincia, le parti sociali, almeno per sedersi. Però per aprire la questione oltre la difesa del lavoro, sì, che è uno degli elementi, ma gli altri elementi sono la speculazione e anche l'importanza del cinema, su questo è importantissimo che il cinema sia presente. Vuol dire invertire la rotta rispetto alla privatizzazione, cioè quel posto non è più, non si può privatizzarlo, sono 20 anni che ci dicono che Cinecittà va privatizzato per lanciare il progetto cinema in Italia, in questo momento bisogna prendere una posizione su questa cosa, anche contro chi, e sappiamo benissimo, chi non vuole questo. È molto semplice la questione. Svolgo la mia funzione tramite Beppe. C'è qualcuno, chi vuole Beppe, insomma mi dite. Cosa succede il 4? Quando mi incontrate? Il 4 alla giornata degli autori, alle 15. Il 4 secondo me va preparato, allora quello che propongo è una riunione nostra a Roma in preparazione del 4, perché il 4 bisogna rilanciare, bisogna spaccare il culo. Mare di profumo di mare, che sto lasciando andare per colpa del mare, del cielo, del mare.